Nei giorni prima della versione è utile ripassare le regole più complesse della grammatica e della sintassi latina. Concentratevi sugli aspetti su cui sentite di essere meno preparati. Date un'occhiata alle caratteristiche di ablativo assoluto, perifrastica passiva e subordinate più particolari. Oltre alla preparazione, è importante rendere il vocabolario familiare. Lo potrete fare personalizzandolo ad esempio con delle linguette di scotch che indichino la pagina in cui iniziano i lemmi di una lettera. I giorni della prova, dopo aver ricevuto la versione, non iniziate a tradurre in modo forsennato e disorganizzato. Dopo anni di compiti in classe avrete senz'altro un vostro metodo personale, ma ricordatevi una volta di più che questa volta avete molto più tempo. In 6 ore, questo è il limite massimo, si possono davvero fare le cose per bene. Prima di passare alla traduzione, è necessario contestualizzare il testo. È un passaggio a volte sottovalutato, preso poco seriamente, ma è utile. Concedetevi una ventina di minuti per leggerlo, intuire di cosa parla, ragionare sull'autore e chiedervi se, in letteratura, avete studiato o meno alcune delle sue opere. Ragionate sul periodo storico in cui visse l'autore. Potrebbe esservi utile qualora vi trovasse in difficoltà nella comprensione delle frasi. Partite dalla prima frase e analizzatene ciascuna come fosse un mondo a parte. Individuare correttamente soggetto e forma verbale vi permetterà di dare un primo senso alla versione. Traducete una frase dopo l'altra, in un italiano il più possibile corretto e lineare, tenendo sempre a mente che in latino le frasi sono costruite con i vari elementi disposti in un ordine diverso da quello italiano. Per capire il giusto significato di una frase è utile la punteggiatura. Arrivati alla fine della versione avrete davanti agli occhi una prima traduzione grezza ed è proprio da lì che dovete ripartire. Prima però prendetevi un istante di pausa per ritrovare lucidità. Ricominciate dalla prima frase, analizzate con più attenzione e pazienza di prima le voci sul dizionario in modo da trovare le forme lessicali più adatte al contesto narrativo. Nella seconda prova di maturità, oltre a una traduzione il più possibile corretta e fedele, vi si chiede infatti di presentare un testo scritto in un italiano scorrevole e senza imprecisioni. Fate tutte le brutte copie di cui sentite di avere bisogno, ma alla fine presentate una bella copia scritta con calligrafia chiara e infine rileggete tutto dalla prima all'ultima parola per controllare di non aver saltato niente. Nel corso della prova orale, parte dell'interrogazione verterà sugli scritti. Individuate prima quali errori avete commesso e motivateli, così da poter dare ai commissari una spiegazione esaustiva.